felice regresso, figli della merda, figli della merda. Questo è perché stiamo per fare un'opera d'arte. Questo è arte. No. No, è inutile che continuate a scrivermi, fate mambolosco, fate. A me non piace, allora, non voglio fare una persona per poi continuare a parlarne male. No, tu ne parli male. Mi viene male il mambolosco, me, il è sulla bocca di tutti, è sulla cresta dell'onda. A furia di infamate e snicciate e leccate, è riuscito guarda a entrare. Guarda che quelli che ho snicciato io non si sono mai fatti un giorno in galera, ha detto. Io mi sono fatto a galera, non per vantarmi, ho fatto i domiciliari. E ancora devi farne. No, ma poi si vantano di ah, scusa. Non per vantarmi, non, stavo non voglio stavo vantarmi. Stavo dicendo tu. Quelli furbi non li prendo. Volevo infatti dire infatti. Ma volevo dire invece. Ma a me mi hanno preso per il fisco, non per. È come Al Capone. Hai capito, come Al Capone, non come un. E invece di Al Capone non di cosa parliamo. Ma stiamo finendo l'intro. Aia, finisci l'intro, dai. Adesso è sulla cassa dell'onda, sulla bocca di tutti. Non vedi che se ha fatto le amicizie, ha fatto i featuring. Ehi, non dico, sei sulla bocca di tutti, non posso ingoiarti. Sì, sei stupido a non trattare una cosa che è lo specchio dei tempi. Insomma. Hai ragione, però io non disco, non ce la faccio. Mambolosco. Mambolosco, mangolosco. Mangolosco. Sì, magari. Ehi. Hai capito? Noi non dimentichiamo. Ti ho dimenticato in fretta. Sai quella proprio video fake del 2000, no? Quando dovevi fare il rapper afroamericano fake. Allora, ci possiamo continuare questo discorso piuttosto che ascoltare sta. Sì. No, cosa? Dai, facciamo il mambolosco, dai. Allora, ti dico, io non lo faccio tutto, te la butto lì. Allora, senti una cosa, almeno i featuring, cos'hai contro quelli, a parte Shiva, cos'hai contro quelli con cui ha fatto i featuring? No, dai. E Boro Boro. Ma Boro Boro non lo conosco. E Tony F. E Nashley. E Zodong. Per rispetto di quelli che ha fatto il featuring. E per pietà. E per rispetto anche di chi gli ha registrato il disco. No, per non pietà, nel senso che è proprio per compassione che hai dovuto fare il costa futuro. Tanto featuring Tony F senza testo. Non c'è il testo su non Genius. Lo metto io. Dai, mettiamo il successo Genius, no, su quelli stronzi di Genius, no. Insulto diretto, denuncia, vai. Ah, Genius. Ehi. Ah no, pensavo già. Adesso magari mi stupisce, impazzisco, sì. È il più bello del mondo, guarda. Fatto è già di un fastidio questo beat che. Chi ha fatto il beat? Nardi. Grande Nardi. Fumo tanto, sono sempre stanco. Fuma di meno. Flexare il mio. Flexare il mio. No, no, fermo. Fermo. Se c'è scritto pre-ritornello e poi c'è scritto ritornello, che senso ha fare identici? Se è il pre-ritornello vuol dire che dovrà essere un bridge, no? Una cambiamento cosa di beat. Ah. Sai benissimo che le parole sono passate in secondo piano ultimamente. E quindi è ovvio che la produzione diventa. Non parlare mai di mambolosco, se sei un invidioso, falla te una canzone poi vediamo. Io coglione. Coglione pelato, andiamo avanti. Io trimmo giubbotto, alta moda costa un botto. Alta giro con la Natalia. Vivi e se sopra la Lolita. Ti amo per tutta la. Preferisco sti soldi alla figlia. Troia veste alla moda è una citazione di un gruppo di cui non possiamo citare il nome. No, no, non penso li conosca. Poi secondo me dovrebbe conoscerlo. Però loro forse conoscono lui e andranno a trovarlo. Il mio drift costa tanto. Allora, posso fare una riflessione seria? Sì, ma a me sta roba faceva già schifo 3 anni fa quando andava di moda. Però uno non c'ha autotune. Non so, negli altri pezzi non lo so. Però qua non c'ha autotune. Quindi comunque la timbrica la sentiamo tutta, sentiamo le sfumature della voce e già è una roba differente da quella che esce normalmente. Un'altra cosa è la critica sociale, però, di una persona che sta all'interno di un circuito, lo che è esattamente critica. Questo. Trappo così, dopo passo per radio. Ah, sì, ti metti in faccia la realtà. Nonostante io trappa di queste cose brutte, schifose. Il mio drink costa troppo. Controproducenti, antisociali anche. Io non so se sia una cosa voluta da lui o sia semplicemente una roba. Credo che radio faccia rima con Casio e quindi. Beh, sicuramente. Però è una bella chiave di lettura di una canzone di merda. Io mi sono annichilito. Vai, andiamo avanti. Io ritornello lo schippo a pie pari. Sì. Il mio drink mi piace, me lo coppo. Scusa, Tony. Il mio drink costa troppo. Oh, mi coppi il gelato. Sulla cola tipo di un altro. Della galera fotte sega. Intanto non ci vai. Ma faceva la scorta. Mi piace vedere il mio nuovo sorriso. Spostiamo quei pacchi da tutto normale. Quei pacchi. Il mio drink costa tanto. Tanto.
non so come prenderla. Goliardicamente è interessante, fa ridere. Un paio di frasi fighe ci sono. Sì, io credo che la prenderemo come tutti i giorni, nello stesso sacrosanto indirizzo dove la prendiamo da anni, credo. Allora, colleziono banconote, che è un bellissimo titolo, featuring Pyrex. Ah, Lord Pyrex. Ah, boh, questa era la riflessione. Lord Pyrex. Ma quale riflessione? Devo fare, te l'ho fatta a metà. Senti, senti com'è molto più dark. Lord Pyrex. È dark. Va, Bonardi, continua così. Complimenti per lo stile. C'hai capelli come John Travolta. Ma non è vero, i dread. John Travolta quando non si lavava. Ti do un calcio in faccia alla Vegeta. Colleziono banconote. Sai qualche riflessione da fare? Sono davanti, eh. Rifletto sul fatto che potevamo fare qualsiasi altra cosa nella vita. Matrimoni. Raga, facciamo una serie matrimoni a quattro zampe. Perché lui si guarda matrimoni, qual è? Quattro matrimoni, un funerale. No, qual è che guardi te? Quattro matrimoni? No, quattro matrimoni. No, l'altra che hai detto, matrimoni tra terroni. Come si chiama? Cos'è che guardi te? Bellissimo. Matrimoni? Matrimoni. Tu che mi hai detto? Dai, te lo tocca, siamo avanti. Facciamo. No! Dalla voce in stagnola la padella. Violenta, sfigati, li metto a catena. Triplo 7 sul cappello, faccio piovere cash. Tira fuori l'ombrello. Più colleziono soldi di euro, più colleziono gente che mi si aggrappa al culo. Spaccato. Vedo soltanto altri soldi nel mio futuro. Da donna, donna. Se non c'è Pyrex non si vola. Devi passare il capodanno. Trappando, trappando, trappando. Oh! Ha vinto Pyrex. Oh, abbiamo fatto bene a sentire il disco solo per Pyrex. Cazzo, ma che sto. Ma si sono imparati a rappare dopo. Allora non gliene frega un cazzo. Sono arrivati al punto in cui non gliene frega un cazzo. E rappano. Ma che cazzo me ne frega? Fanno anche le rime adesso. Ma comunque ha sbaccato tutto. Porca puttana. Tutto sbaccato. Facciamo un matrimonio a quattro zampe, raga. Dove ci sono due coppie che hanno due cani che e si amano. Che si sono incrociati al cane, al parchetto. E fanno sposare i cani. Incrociati al cane. E bisogna fare lo sposalizio dei canidi, no? E quindi ci sono le due coppie che non si conoscono, ma che devono collaborare per fare sposare i cani. Prego, è già lungo, si prego. La luna di miele la faranno. Twerk. Non so dove la faranno. Lontano da me. Con Boro Boro. Bravo Nardi, vai! Vai Nardi! Personal trainer, un osso clinico. Senti la pronuncia perfetta di Mambo Losca. È diventato l'ernia. Ah, è lei la wave. C'è una riflessione dopo. Vabbè, bello sto pezzo. Allora, allora ti faccio una riflessione. Sto pezzo sul culo è tormento. È tormento e guepechegno. È tormento e guepechegno moderni. Ma infatti sto pezzo. Quando si parla di culi. Culoni, culoni, ciabboni, schifoni. Ti dico, comunque essendo uno, essendo una risorsa con l'occhio clinico. Ah no, pensavo che sei un selvaggio. Da come tu secondo me. Vai Boro Boro. Gang. Aroma della ritona. Mengele. Chi tu si trova. Antistrada. Il pezzo non è male, eh. Non sembra mica che lo muove da ieri frate. Questa bambina. Ed è finito. Ma ha fatto il suo, ha detto quello che doveva dire. Ha fatto dire. Il sugo anche. No, no, aspetta che c'è l'altra cioè, cambia. Mamma. Va bene. Shiva McDrive. Allora, la tecnica per fare queste canzoni è fare un ritornello e ridoppiarlo mille volte, non che lo ricanti. Questa è la tecnica per twerkare. Ma semplicemente tu devi chiedere al produttore fammela lunga. Senti, minuti. Allora, questa canzone si chiama McDrive. Io sai che ho fatto delle battaglie intere sul nostro profilo Instagram sul McDonald's. Io la voglio skippare. Infatti l'ascoltiamo. Mi hai obbligato a sentire questo disco qua. No. Mambo Shiva. Bravo Nardi. Piattala. E perché? Ah, beh sì. Cose non cambiano mai, tipo che non sono il tipo che per me invisibile. Non è male però, di mia madre. Anche, anche noi. Non di tua madre, di nostra madre. Sì, infatti. Rompete i coglioni. Giro sempre con un pacco. Vedi il salto lungo fiamme. Tanto se mi pendono la sbirra ed esco subito. Succo subito. Bella, tanto se mi pendono. Remix Barlo. Vabbè, satira. Sai che non è male?
No, due pezzi sono carini. Allora, ragazzi, quello sul culo noi e quello adesso sul... arriviamo a fine disco. Arriviamo a fine mese. Se tanto volete, per cambiare, e se volete, tutto, se volete tutto quanto il disco, arriviamo a 15.000 like e a 1.000 commenti. E se ci arriviamo, facciamo tutto il disco. Dovete fare hashtag tutto il disco di Mambolosco. Raga, vi prego, like, cioè vi prego, iscrivetevi al canale, condividete, commentate, ma non mettete like. Vi prego, io voglio 15.000 dislike per non farlo. Raga, 15.000 è un dislike e non lo facciamo, vi prego. Facciamo così, vero? No like, solo dislike. Riempite la reaction di dislike. Allora mi remi contro. 15.000 dislike, facciamo la reaction. E io che cazzo devo dire? 30.000 like e non la facciamo, dai, prego, non fatemi questo. Non fatemi like, questo. Dislike. Andiamo avanti. Vabbè, fate il cazzo che volete. Basta andiamo a 15.000 con qualcosa. Sa. I frasi fidano di me. Beh, però il beat è molto mezza caraibica, no? Ehi, fatto... non parlare male di nerdi! Anche mambo cinture di pelle. Vabbè, grazie al cazzo. C'ha anche i tappeti, guarda bene. I fazzoletti, le mollette, le calze. Ma vaffanculo, tutti i coglioni, schippa. Tolgono il 20%. Ragione. Vabbè, ma quello è il fornitore, devi pagarlo per le calze. G-Star con Enzo Dong. Si può sentire solo la parte di Enzo Dong. G sta per la parola della G. Sì. Ah, non lo so, chiedi un quanto cazzo. Sì, ma è ammorbato. È arte, oh. Come no? Avete visto come dice? Dicono che flexano i chili, dicono che fanno un botto di roba, ma quando arriva il commercialista ce l'hanno tutti e pagano anche il 20%. Perché non facciamo i malandrini veri italiani e non paghiamo il commercialista? È fate tutto a casa nero, cioè avete caga alla fine. Loro fanno i pacchi, in questura fanno gli sboroni, sparano con gli sbirri, però arriva la finanza e il commercialista. No, raga, io c'ho il commercialista, raga, fatturo, faccio l'artista. Quanto cazzo sono gisto? Vabbè, ma è arte comunque, anche l'arte del nero, credo. No, basta, non reggo. Basta, stoppala. Sinceramente era meglio fra quando non mi conosceva nessuno. Ando nella fiatura. Quanto cazzo sono orribile, mi metto in bocca fra tutte le limite. Io sono fuori, più fuori, più dirigibile. Povero ma famoso, il mio fratellino Mambolosco, pedo rosso. Io non dico niente sulla strofa di Enzo Dong, ma vale tutto il disco. No, beh, anche quella di Pyrex. Sì. No, però Dong sempre lui, cioè. Sì, ci piacciono Enzo Dong. Sì, però ci sono alcune finezze. Ci piace quasi quanto Mambolosco. Sì, è vero. Cioè, proprio Mambolosco, Enzo Dong e Nardi. Oh, Boston George, te lo ricordi? Quello che deve fare il nome del film della cocaina, perché la cocaina è figa, la droga è figa, io bestemmio e mi drogo così, i ragazzini mi dicono: ma tu sei veramente un alternativo, tu sei veramente un ribelle, perché bestemmi e ti droghi, non importa quale droga, basta che sia droga, perché sei veramente un ribelle. Wow, io ho 15 anni e tu sei il mio idolo, perché bestemmi e ti droghi, sei il mio idolo, lo capisci? Ma questo è Boston George, hai fatto benissimo, hai fatto benissimo. Posso bestemmiare? No, non lo farò, vai. Aspetta che ti metto un po' di autotune, così non rompi il cazzo. Così non rompo cazzo. Ora farò tutta la reaction. Non sai più. Volevo faccio smumble. Nashley. Faccio me ne frugo. Nashley. Bravo Nardi. Grande Nardi. Fanculo. Oggi me la sento fanculo. Ma cosa si sente? Vai. Oggi me la sento fanculo. Ok. Comunque il tipo sembra anche molto bravo a rappare, in realtà. Non dicesse cazzate. Ma matto. Grande Sfera. Ah, non è Sfera, scusa. Io ce l'ho duro. Senti, mi sono rotto il cazzo. Aspetta, ma se sei un coglione tu non capisci l'arte.
Io ho capito solo adesso. Io ho capito. Questa è arte. Questa cosa mi ha trapassato dentro. Mi è passata attraverso. Mi ha fatto vibrare delle corde che io non credevo neanche di poter avere. Questa è arte. Mambolosco è un artista. No, arte. Mambolosco è arte. Dovrebbe stare in un museo. Chiuso in un museo. Dietro una teca spessa, antiproiettile. Ma chiuso in un museo con le luci spente. Grazie per aver seguito questa reaction, ma avete rotto il cazzo. Vabbè, scherziamo, eh. Ah sì.